gloria al Signore. Chi ha la parola di Dio la apra insieme a me. Gloria a Dio, sono felice di vedere il popolo riunito, perché per grazia del Signore oggi è un giorno particolare. Ma come è stato detto fino a ieri sera nelle riunioni che abbiamo tenuto in casa, gli spiriti strani sono usciti e stanno cercando di fare danno forte. E lo vedo, i report che arrivano continuamente sono quelli, ma noi resistiamo, fratelli, ed è proprio in funzione di questo che lo Spirito Santo mi ha messo dinanzi questo stralcio di passaggio che voglio leggere insieme a voi. È un passaggio strano, è un passaggio dove molti, come dire, si sono un po' incartati, diremmo, per usare un'espressione inglese. Vediamo e speriamo nello Spirito Santo che possiamo sciogliere, come dire, questa matassa insieme. Luca capitolo 16, dal verso 1 fino al verso 9, per la grazia e la potenza del Signore. Che il Signore Gesù sia lodato e benedetto in eterno. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse fra sé: che farò? Ora che il padrone mi toglie l'amministrazione, di zappare non sono capace, dimenticare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando sarò rimosso dall'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 bati d'olio. Ed egli disse: prendi la tua scritta, siedi, scrivi così prestamente 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone, questo è il passaggio fondamentale, e il padrone lodò l'amministratore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. Verso 9, è Gesù che parla: ed io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Amen. Fin qui la lettura della parola, accomodatevi. Ripeto, è un testo abbastanza strano. È un testo dove noi vediamo due attori principali: un padrone, un uomo ricco, un uomo del mondo, attenzione, e un amministratore, uno che era stato chiamato a gestire le sue ricchezze. Questo fatto, per quanto possa sembrarvi strano, in realtà si riflette sulla nostra vita, perché a tutti noi è capitato, prima o poi, di dover amministrare le ricchezze di qualche altra persona. Mi dite: ma io non ho mai fatto l'amministratore, il mio conto in banca è talmente esiguo che forse a malapena gestisco quei 4 spiccioli che il governo mi passa. No, non si sta parlando di soldi, o non si sta parlando tanto di soldi, ma nella tua vita passano continuamente per le tue mani, passano continuamente delle cose che tu sei chiamato ad amministrare. Che cosa sono queste cose che passano? Un mio amico un giorno mi raccontò che suo figlio si era comportato male e aveva offeso la figlia di un altro amico. Ed è una notizia, un bene, qualcosa che passa dalle mie mani. Ed è un tesoro che ho nelle mie mani. Lo devo amministrare. Perché ho un amico da un lato che ha un figlio offeso,
è un amico dall'altro lato che ha un'altra parte. Se io non amministro correttamente ciò che passa dalle mie mani, farò un torto e sarò un amministratore disonesto. Amen. Non pensiamo ai soldi. Chi legge questa parabola immediatamente con le idee se ne vanno ai soldi. No, no. E Dio ti ha dato dei figli da amministrare. Come li stai amministrando ogni giorno questi figli? Li stai amministrando secondo ciò che è giusto? O lo stai facendo con un fare disonesto? E Dio ti ha dato un marito. E Dio ti ha dato una moglie, fidanzato, fidanzata. Ti ha dato dei genitori. Ti ha dato dei beni che vanno oltre quello che tu possa immaginare. Come stai amministrando ciò che Dio ti ha dato? Questo è il punto. E se dobbiamo fare un esame di coscienza, diciamocelo pure, siamo tutti mancanti. Siamo tutti amministratori disonesti. Quante volte usiamo, o magari dico faccio per dire, no? Quante volte usiamo le debolezze di chi ci sta accanto per i nostri propri scopi? Quante volte usiamo i punti di forza di chi ci sta accanto per i nostri scopi? Per, fra virgolette, arricchire noi stessi, non per arricchire chi ci sta intorno. Amen. Questo è il punto di vista dell'uomo. E questo era il punto di vista che imperava fino al momento in cui Gesù mise piede sulla terra. Immaginatevi, fino a che Gesù mise piede sulla terra, la legge che in quel momento vinceva era quella legge che nell'ebraico vecchio patto era stata denominata legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ma che il tardo Romano Impero era stato tradotto nella frase: quello che fanno a te, tu fallo agli altri. Più tu sei violento, più tu sei cattivo, più tu sei forte, più tu riesci a sopraffare il tuo avversario, più sei il numero uno. Questa è la legge dell'uomo. E questa è la legge che rende l'uomo un amministratore disonesto. Non mi dire, pastore, fratello, ma io non mi sento di essere disonesto. Posso dirti la stessa cosa di me, ma in verità vi dico che siamo tutti amministratori disonesti. Perché anche nel poco, anche una tantum, ma molto spesso abbiamo amministrato ciò che ci è passato tra le mani in maniera disonesta. Per i nostri scopi. Per arricchire noi stessi. La parola di Dio chiaramente ci dice: guardate di non farvi un tesoro dove la tignola e la ruggine possano divorarlo qui sulla terra, ma piuttosto fate un tesoro nel cielo dove la tignola e la ruggine non possono toccarlo. Perché dice la parola: dove sarà il tuo tesoro, allora lì sarà il tuo cuore. Vi ricordate quell'altro passaggio della parola, quando quel proprietario terriero riempì i suoi silos di granaio e quando erano pieni, stracolmi, pieni zeppi, finalmente si mise lì davanti quella ricchezza e disse: anima mia, godi di quello che tu hai fatto. L'anima non può godere di una cosa materiale, perché l'anima gode soltanto della benedizione nello spirito. E questo è il primo errore. Mia non è mia, perché è un dono di Dio. E questo è il secondo errore. Che tu hai fatto, no. No, perché se tu hai qualcosa nel portafogli, se tu hai conseguito un titolo di studio, se tu hai intelligenza in te, se tu hai un minimo di vita o di salute, se tu hai dei figli, se tu hai qualcosa, è solo merito del nostro Padre. Chi vuole alzare una mano e dire amen? È solo merito di tuo Padre.
Fratelli, vi ho raccontato diverse volte che all'università, specialmente per quello che riguarda la matematica, ero il primo del corso e non solo. La spuntavo pure col professore. Agli esami mi diede un'integrale che non si poteva risolvere. E si mise a ridere, ghignando, disse. Mi chiamava Speedy Gonzales perché gli esercizi, prima che me li finisse di dettare, erano risolti. Ci prego. Lo vidi che non si poteva risolvere. Lo vidi che c'era qualcosa, qualche passaggio che sfuggiva all'occhio. Mi misi in comunione e mentre ero in comunione la mano cominciò a scrivere. Nel giro di 3 minuti era tutto fatto e lui era cadaverico. Mi disse, io 30 anni ci ho messo e non ci sono riuscito. In quel momento avrei potuto dire, io sono un grande matematico, sono una grande persona. Io, veda professore, io l'ho messa in difficoltà, no. Perché in quel momento da una voce salì dal mio cuore e mi disse, la gloria appartiene soltanto a me. E gli dissi, guardi, quel Dio che lei continua a dire che non esiste, è stato quello che mi ha detto cosa dovevo scrivere. Mi guardò e mi disse, dice, con te questo discorso lo devo riprendere, perché mi rendo conto che c'è qualcosa che non può venire da te. L'hai fatto con una maniera talmente diretta e veloce che io che sono un professore e conosco certi meccanismi, capisco che non sono meccanismi naturali. Poi parlai con questo professore. Questo professore mi disse che l'aveva a morte con Dio, per questo era ateo. E gli disse, ma perché lei ce l'ha a morte con Dio? E se lei ce l'ha a morte con Dio, come fa a dire che è ateo? Se lei odia Dio significa che sta odiando qualcosa nel quale crede, qualcosa che lei vede. No, io preferisco, mi disse usò questa espressione, preferisco nascondere la testa sotto la sabbia. Non so cosa mi aspetta dopo la morte, ma quello che so è che finché avrò un alito di vita io odierò colui che mi ha dato una figlia Down. E allora lì capii. Quell'uomo era un uomo disperato, come molti di noi sono disperati, chi per un problema di salute, chi per un problema economico, chi per un divorzio, chi per un qualsiasi cosa, allungate voi la lista. E gli dissi, mentre parlavo, mi venne proprio questa parabola davanti. E si sa che nella Bibbia è scritto che vi era un amministratore disonesto. E questo amministratore non aveva tenuto cura di quello che Dio gli aveva dato, il suo padrone, scusate, gli aveva dato. E quest'uomo aveva agito pensando soltanto al suo interesse, non aveva pensato al bene degli altri, non aveva pensato al bene del suo padrone, che era colui che gli dava il sostentamento per vivere. Mi guardò, mi disse, guarda che la mia confidenza non significa che tu mi debba offendere. Mi disse, dice, le tue parole stanno andando oltre, ricorda che sono sempre il tuo professore, non puoi trattarmi così. Ma io insistetti perché in quel momento non ero più io. Gli dissi, lei cosa ha fatto nella sua vita? Come ha gestito questa sua figlia? Perché ora ce l'ha con Dio. Troppe volte sentiamo dire che noi ce l'abbiamo con Dio e non ci rendiamo conto che siamo noi la causa del nostro stesso male. E questo professore cominciò a piangere come un bambino e mi disse: è vero, è vero. Cominciò a darsi pugni in testa: è vero. Io avevo la mia carriera davanti. Mia moglie mi diceva: vieni a casa, ho bisogno di te. Gli disse: no. Piuttosto gli dissi, ma fai una puntura e abortisci perché non deve essere che un figlio rovini la mia vita e rovini la mia carriera. E mia moglie fece quella puntura, fece quell'iniezione.
E gli disse: lei si lamenta e se la prende con Dio se sua figlia ha ricevuto quello che lei ha consentito nella sua vita. Mi guardò e dopo 2 minuti che mi guardava intensamente, posso ancora dipingere la scena. I suoi occhi cambiarono, si tramutarono, diventarono perfidi, diventarono cattivi. Disse: vai via da qua. E io gli risposi: io me ne vado. Ma io me ne sto andando. E un altro prenderà il mio posto. Non vi racconto la fine della storia, ma potete immaginare che non andò a finire bene né a lui né a chi lui doveva amministrare. Un fattore aveva un'azienda, aveva un'amministrazione, e questo padrone aveva un amministratore infedele. Io sono un amministratore infedele. Tu sei un amministratore infedele. Ma oggi sta venendo a te il fedele e il verace, il quale ancora lo farà, dice la parola di Dio. Stasera sta venendo a te la parola, che è l'unico mezzo che ci porta nel cielo. E la parola te lo dice, ti racconta questo episodio e sembra quasi che si stia dando elogio ad un ladro. Perché vediamo nel corpo della storia che questo uomo, vedendosi scoperto, mica cominciò a fare il bene, mica si mise in ginocchio davanti al suo padrone e gli disse: perdonami di quello che ho fatto. Abbiamo ascoltato domenica proprio che è invece un altro caso di un figlio che è un figlio prodigo, quando capisce di avere fatto il male si getta, alleluia, fra le braccia del padre e gli dice: perdonami padre, perché io ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno. Qui non c'è né umiliazione, qui non c'è né perdono, qui non c'è voglia di cambiare, qui c'è solo un uomo che ha occhi perfidi e che sta pensando soltanto a se stesso. Un uomo che comincia a chiamare i debitori e non gli dice: vedete di aiutarmi per rifondere il mio padrone di quello che io ho sottratto, ma piuttosto amplifica il suo furto. Quanto devi al mio padrone? 100 bati d'olio, bene, scrivi 50. Quanto dei 100 cori di grano, bene, scrivi 80. Si stava facendo amicizie nel mondo, stava cercando compromesso nel mondo, e mentre faceva questo stava facendo che cosa? Stava cercando di sopravvivere. Ditemi, secondo voi un tale uomo è sopravvissuto all'ira di Dio? Ditemelo. Uno che non si pente del suo male, pur avendo messo sotto sopra il mondo, può sopravvivere all'ira di Dio? No. Però il padrone lodò quell'uomo. E ci viene strano a dire: ma come? Non solo quello ti fa il danno, ma tu sei pure così stupido da lodarlo? Sì, leggiamo la parola però. Non lo lodò per il furto, lo lodò per la sua avvedutezza, lo lodò per il suo modo di agire, lo lodò per quello che lui stava facendo. E al verso 9 succede una bomba, scoppia una bomba, perché ora Gesù finisce di raccontare questa storia e comincia a dire: io vi dico, non è più l'uomo che parla, non è più il fattore infedele che parla, non è più l'amministratore disonesto che agisce, ma è il Signore Gesù che sta parlando. E al verso 9 cosa ci dice? E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi riceveranno nelle dimore eterne. Che verso! Vi ricordate Alessio? Jesus, wow! Wow, che verso!
Fatevi amici con le ricchezze disoneste. Che significa? La sorella si aspetta che ora esca una banconota da 500 euro. No, a malapena riesco a distruggere il mio passepartout. Questi sono i miei soldi. Vabbè, capitemi. Potete dire che sono onesti? Vengono dal mio conto in banca, attenzione, che viene dall'accreditamento di Latina, faccio l'impiegato statale, lo sapete. Però la domanda resta sempre, vuoi dire che sono onesti? Perché qualunque cosa faccio, dice la parola, la giustizia dell'uomo è un panno sporco davanti a Dio. Allora cominciamo a capire ciò che Gesù voleva dire. Prendete le vostre ricchezze disoneste, prendete tutto quello che vi circonda, tutto quello che voi avete nelle mani da amministrare, prendetelo. Sappiate che proprio perché ci avete messo mano voi è disonesto, ci avete messo mani sporche. E non parliamo di soldi, attenzione, vi ho fatto l'esempio all'inizio, parliamo di tutto quello che ci capita nella vita, però fatelo. E applicate il modello dell'amministratore disonesto alla vostra vita. No, fratello, non te li do questi soldi, li metto di nuovo in tasca, mi dispiace. Se ti salto delle illusioni. Applicate la lezione dell'amministratore disonesto nella vostra vita. E cosa cambia? Cosa c'è di buono in quello che l'amministratore sta facendo? Apparentemente sta facendo una cosa disonesta. In realtà sta facendo una cosa importante. Sapete che cosa? Sta facendo del bene a tutti coloro che circondano se stesso. Hai un debito di 100 badi, 50. Sta facendo guadagnare 50 badi. Cioè, ma sono soldi ingiusti, abbiamo detto che tutto è ingiusto. Però il punto, ripeto, non guardate al danno o alla truffa, ma guardate al senso spirituale. Sta facendo con i suoi mezzi, con le sue capacità, con ciò che ha, praticamente nulla, sta facendo del bene a chi lo circonda. Ecco che la bilancia si rovescia. Non è più l'amministratore che ruba per sé, ma è l'amministratore sta dando e sta facendo del bene. Questa è la lezione che stasera viene a noi, quello che passa dalle nostre mani. I figli, la moglie, il marito, il fidanzato, il papà, la mamma, i nipoti, i nemici, gli amici, i fiori, questo vaso, questa Bibbia, il tecnico che c'è, lo slider, tutto che passa nelle nostre mani. Cominciate a fare del bene. Cominciate a fare del bene a tutto ciò che passa davanti a voi. Perché? Perché questo bene vi sarà ricompensato. Vi sarà dato qualcosa in cambio. Il fattore o l'amministratore disonesto in cambio cosa si aspettava? Che quando il padrone l'avrebbe buttato fuori, quell'amico che aveva risparmiato 50 abati d'olio gli diceva: vero compa, verrà a mangiare con me, tu venissi a sparagnare 50 abati d'olio, adesso stasera sei ospite mio. Aspettava una ricompensa misera, meschina. Mangio, sì, mi alzo sazio, ma domani ho di nuovo fame. Vi ricordate di quella parabola della Samaritana? Donna, dammi da bere quest'acqua. Ma non è detto, tu sei un giudeo, non puoi parlare con una... Donna, dammi da bere.
Se tu sapessi chi ti chiede da bere, tu ne chiederesti a me. Perché in vero ti dico che l'acqua che tu dai da bere domani porterà di nuovo sete, ma l'acqua che ti do io non ti farà avere più sete. Gloria a Dio. Il fattore stava aspettando una ricompensa misera, ma Dio è pronto a darti una grande cosa. È pronto a darti una grande benedizione. E il verso 9 ci illumina perché conclude dicendo, scusate, vi ricevano nelle dimore eterne. Che c'entrano le dimore eterne con un amministratore disonesto e qualcuno che ha guadagnato 50 barili d'olio? Niente. Però Gesù stava intendendo questo. Voi fate del bene. Tutto quello che vi capita, usatelo per il bene del vostro prossimo. Perché tanto il vostro Padre che è nei cieli segna, segna. Ogni sabato affolliamo un piccolo bar, una piccola gelateria lì, che è un fratello tra l'altro. E siccome siamo tutti là, tutti che abbiamo sete, abbiamo parlato, ci dia un po' d'acqua. Allora è confuso, è che da solo mischino prende la tu me sei, tu me sei. Così è il Signore. Ogni volta che tu hai dato qualcosa a uno dei miei minimi, lo hai fatto a me, dice il Signore. Lo hai fatto a me, dice il Signore. E io segno. E ciò viene imputato a giustizia per i figli di Dio. Allora, fratelli, non rubiamo perché non si tratta di. La parabola non ci dice di rubare, ma la parabola ci dice di essere avveduti, scaltri. Ciò che noi abbiamo, usiamolo per il bene di chi ci sta intorno, indistintamente che ci abbiano fatto del male o del bene. Ieri sera proprio contendevo con qualche sorella, diciamo, fratello, però vedo che c'è. Se uno viene a chiedere la tunica, io gli devo dare pure il mantello. Dio segna, segna, continua a segnare perché conosce il cuore e vede il tuo cuore, vede il cuore di chiunque e sa quando tu fai per il male o per il tuo scopo e sa pure quando hai davvero di bisogno. Ma non sta a me, sta al Signore, sta all'Eterno. Fate del bene. E mentre voi farete del bene, il Signore vi garantisce vita eterna in Cristo Gesù, gloria a Dio. Vi garantisce un premio che va al di sopra di una mangiata perché tu hai fatto risparmiare qualcosa. Vi garantisce non un pernottamento a un hotel 5 stelle, bello, però una notte finisce. E non mi dite che andare a dormire in un letto che è il tuo è bello, perché appena ti cominciano i rumori, i scricchioli, i fantasma. No, il mio letto non mi piace, il mio letto è meglio, è bello comodo, eh? E quella notte ti passa sveglio, ma sono in un hotel 5 stelle. Vado dagli amici, non ne fossi. Sono stato alla Baia Resort 5 Stelle Superior. Dormivo male, mangiavo peggio e mi pigliano un sacco di picciole. Ho amministrato delle mie risorse, ma le ho amministrate male, perché non ho fatto bene al mio prossimo. Ok? Non vi sto dicendo non andate in vacanza, non è questo il messaggio. Anzi, gloria a Dio. Però ogni cosa che noi facciamo, facciamola per il bene del nostro prossimo, perché ricordiamoci che possiamo essere bravi a sparare sentenze o ad elencare versetti della parola o a giudicare o a dire tu sei così, tu sei pomì, tu sei salsa, io sono pomidoro, tutto possiamo fare, ma la Bibbia dice una cosa, ama il tuo Dio con tutte le tue forze, ama il tuo prossimo come te stesso. Fai queste cose, disse Gesù, e tu vivrai. Amen. Fai queste cose e tu vivrai. Allora amministriamo. Quell'euro che c'ho in tasca deve essere amministrato per il bene.
deve essere amministrato per il bene. Come si traduce in questo? Si traduce che non devo più pensare a me, ma devo pensare al mio prossimo. Vi racconto questo e chiudo. Se non ci metto la storiella io mi sento un po' a disagio. Una volta conoscevo un fratello che disse, raccontò, a dire il vero non so se era storia vera o se era, per carità di Dio, non voglio essere, ma mi raccontò questa cosa, dice, sai, conoscevo, lui mi disse conoscevo, però ripeto, non posso mettere le mani sul fuoco su una cosa che non mi appartiene. Conoscevo un tizio che aveva una fattoria e la sua mucca diede alla luce due vitelli, uguali, identici, belli, tutte e due, lo stesso peso. E la moglie del fattore gli disse, ah, che bello, due vitelli, che ne facciamo? E quell'uomo disse, bene, facciamo così, uno lo teniamo noi, naturalmente, per proseguire la nostra attività, e uno lo diamo al Signore. E quale diamo al Signore? Fa sua moglie, cioè sono uguali, dico uno vale l'altro, no, gli fa suo marito, aspettiamo un poco, facciamoli crescere, nel momento in cui dobbiamo commercializzarli, quindi sono pronti per essere venduti o per essere macellati o quello che sia, dice poi vedremo quello che è del Signore, vedremo, sceglieremo quello che appartiene al Signore. Caso volle che il giorno prima che erano decisi ad andare al mercato per commercializzarli, uno dei due vitelli morì. E arriva il suo cristiano. E che ti è successo, Pepe? No, a moglie, lo sai. Morì un vitello del Signore. Come morì un vitello del Signore? Ci viene una cosa e morì. Come facciamo? Rimasto solo quello nostro. Scusami, ma non avevamo deciso quale dovevamo dare al Signore. No, io in realtà già gli occhi miei si erano puntati là, erano lì nel vitello del Signore. Sua moglie gli disse, non ti permettere a pensare una cosa di questa. Quello morto, noi piangiamo noi, e se ho caso pagamo pure le spese per seppellirlo. Quello che è vivo lo daremo al Signore. Perché al Signore tu non puoi dare, è scritto in Ezechiele, voi riempite la casa del Signore con mobili di cui non avete stima alcuna, mentre i mobili preziosi li tenete dentro le vostre case. È scritto pure questo nella parola di Dio. Quando tu dai qualcosa al Signore, devi dare il meglio. Il meglio. Altrimenti la tua offerta è come quella di Caino, non è quella di Abele. Abele sudò, perse tempo, cercò l'agnellino migliore e il Signore accettò la sua offerta. Non perché era un agnello speciale, ma perché era il frutto di una ricerca. Era il frutto del Signore, io ti darò il meglio di ciò che tu mi hai provveduto. E Abele fu un amministratore onesto. Caino, al contrario, la cipolla ripuduta, c'è una, tu parli francese? No. Allora non le dico, non parlo più in francese. Una cipolla avariata, una patata ormai germogliata, questi sono i frutti che darò all'Eterno. Quelli buoni mi tegno io. E il Signore non respirò nessuna cosa gradevole nell'offerta di Caino. Quando diamo qualcosa al Signore, e ripeto, non parlo di soldi, quando diamo qualcosa al Signore, diamo il nostro meglio. Quando vi viene chiesto di fare qualcosa per il Signore, fatelo. Non... Ma sai, mi è venuta una paralisi qua, no? Muovila nel nome di Gesù. Gloria a Dio. È questo che il Signore sta chiedendo di noi. Ed è questo che la sua santa parola vuole estrapolare
da tutti noi. A Lui che è il Sol Sapio diamo onore, lode e imperio, per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.